mantiene un atteggiamento chiuso, difensivo, negativo, riceverà, diciamo, atteggiamenti chiusi, difensivi e negativi, quindi non riuscirà a far maturare, diciamo così, delle cause negative, perché le azioni che facciamo nel presente determinano le condizioni per far maturare delle cause che abbiamo seminato nel passato. Quindi è importante, diciamo, iniziare a seminare delle cause positive, e per fare questo dobbiamo coltivare l'amor proprio. L'amor proprio è un pilastro fondamentale per aiutare il destino a farci stare bene. Chi non ha amor proprio si limita solo a lasciarsi trasportare come una barca in mezzo al mare, senza però nessun timone, nessuna possibilità di controllo. E chi non ha amor proprio lascia che siano gli altri eventualmente a direzionare, a darti le indicazioni della vita, e che siano gli altri a diventare gli artefici di quello che poi tu andrai a definire destino. E invece dobbiamo imparare a diventare artefici noi della nostra realtà, quindi autostima, determinazione, forza di volontà, prendere delle decisioni sono le cose fondamentali. Noi dobbiamo avere una base fondamentale nella nostra vita, che è quella di renderci conto che non possiamo avere tutto sotto controllo, però possiamo, diciamo, controllare le nostre azioni, controllare ciò che facciamo, definire le azioni che facciamo. Poi ci saranno sicuramente degli imprevisti, ci saranno sicuramente delle incertezze. Questo lo afferma anche, diciamo, la fisica quantistica. Ma queste incertezze non devono compromettere la nostra vita. Quindi questo è una cosa fondamentale. Si tratta semplicemente di direzionare la nostra vita, attraverso delle azioni, che puntano nella direzione. Non possiamo fare altro, questo è il potere che abbiamo. L'importante però è agire attraverso azioni concrete, attraverso azioni mirate, attraverso azioni che possano dare risultati, perché i risultati non si possono ottenere senza agire. Noi crediamo, ci sono persone che credono, che aspettano che arrivi la manna dal cielo, no, stanno lì, aspettano, aspettano che qualcuno risolva le cose al proprio posto, aspettano che capitino le cose, e poi si lamentano se le cose non capitano. Sanno semplicemente fare l'ambulanza, cioè lamentarsi: mi è capitato questo, mi è capitato quello, mi è capitato questa cosa qua, mi è capitato questa cosa qua, ma di fatto non pongono in essere delle azioni concrete, perché le azioni concrete sono solo quello che ci permette di raggiungere dei risultati. Senza agire, senza azioni, noi non potremo mai fare assolutamente nulla. E quindi le prime azioni che dobbiamo fare sono quelle di eliminare i conflitti interiori, perché i conflitti interiori vanno a inquinare un po' la nostra mente, no? I conflitti interiori un po' si eliminano attraverso il perdono. Perdonare chi in un modo o nell'altro ci ha fatto del male, perdonare chi in un modo o nell'altro non ci ha trattato bene, perdonare chi in un modo o nell'altro ha rovinato la nostra vita, fondamentalmente. Quindi questo è il primo punto fondamentale, perché il perdono, diciamo così, poi il perdono dei genitori è necessario. Perdonare non vuol dire dimenticare, vuol dire rendersi conto che avere della rabbia non serve a niente, che è meglio lasciare andare, è meglio chiudere magari le relazioni, ma è inutile stare lì a rimuginare sopra quello che è passato. E se sono stati appunto i nostri genitori, perché purtroppo spesso noi andiamo ad attribuire ai genitori la causa dei nostri problemi, anzi è meglio che la attribuiamo ai nostri genitori, perché poi se no per salvare i genitori non salviamo noi stessi. E quindi
Però dobbiamo, l'unico modo per uscire fuori da questo meccanismo, diciamo,